con lo stesso impasto, pizza fritta mignon e montanarina. Ok, con lo stesso impasto facciamo due piccole cose e ci arregliamo. Ma giù, la vita semplice ci dobbiamo rendere. E con questa ricetta sono convinto di me che fate felici tutti quanti a tavola. Guardate quanto è bello lì, piccola pizza fritta e piccola montanarina. Un bicchiere di vino, una serata tra amici e va ricreata. A fine lo mondo. Vuoi vedere come le ho fatte tutte e due? E allora continuate a vedere il resto del video perché ne vale la pena. Guagliù, e ad avrio video. Allora, voglio, per fare queste pizze fritte mignon e le montanare dobbiamo partire naturalmente dall'impasto. Io adesso parto, voglio, con la kvaratskhelia che mi ha regalato mia moglie, l'impastatrice, quindi io parto con acqua, lievito. Poi piano piano ci metto la farina e il sale, ma vi faccio vedere a poco alla volta. Io mo qua ne faccio abbastanza, quindi io faccio 1,3 kg di acqua, ricordatevi queste dosi che poi ve le scrivo, 1,3 kg di acqua per 10 g di lievito fresco. Se non avete il fresco, utilizzate quello là secco, sono 4 g massimo. Io adesso ho acceso la macchina, ma voi lo potete far sciogliere anche a mano. Sto facendo sciogliere il lievito, perché adesso ci andiamo a mettere su questa quantità che vi ho detto di acqua e di lievito 2 kg di farina. Adesso cominciamo a incorporare la farina. La farina si mette a poco alla volta, ok? Il tempo che la farina, insomma, si amalgama piano piano e ci mettiamo il resto. Qua dovete avere un po' di pazienza, ok? Tanto comunque lavora la macchina, se lo fate a mano, insomma, dovete mettere comunque lo stesso, la farina, a poco alla volta. La finitura di impasto. Vedete? Adesso ci andiamo a mettere il sale. Il sale si mette sempre alla fine e mai a stretto contatto con il lievito, perché sennò altrimenti il sale distrugge gli enzimi del lievito e praticamente, in poche parole, non cresce l'impasto. Ma fra poco l'impasto che incorpora il sale alla perfezione ce lo passiamo sul bancone e lo lasciamo riposare per un po'. Impasto proprio bello morbidissimo, perché questo è un impasto con idratazione del 65%, quindi significa che su 1 kg di farina ci sono 650 g di acqua. Io poi dopo vi darò la dose per questa ricetta che ho fatto io, che ne escono 50 palline almeno all'incirca, e anche la dose per 1 kg. Ma adesso voglio, prendete questo impasto tanto bello, fatelo riposare almeno 30-40 minuti sotto a cupola di San Pietro. Pomodoro, ok, qua giù, a polpa di pomodoro, perché può fare, insomma, montanare, non ci vuole che l'ha passato tutta liscio, vuole più rustica. Aglio e olio nella pentola, tanto bello, quando l'aglio è bello rosolato, qua giù, ci andiamo a mettere questo pomodoro dentro, è come sempre, qua giù. O basilico, non ha da mai mancare, un bel pizzico di sale, voglio, lasciate cuocere almeno una ventina di minuti. Io adesso lo sto facendo perché così poi dopo, fra 5-6 ore che andiamo a fare le montanare e i ripieni fritte mignon, per le montanare sta salsa si è posata proprio a fine romano. Opicane, mamma mia, è che asciutto un pallone asciutto. La mozzarella in battipaglia, guardate quanto è bella, vedete? Allora, adesso voglio, non dobbiamo fare altro che, senza fare troppo bordello, troppa confusione, andiamoci a tagliare i pezzi di impasto, vedete? Pure questa me l'ha comprata mia moglie, bisogna dirlo, perché sennò però per capì. Dai. No, perché con te capì, non si è mai Dio. Allora, voglio, niente di particolare. Si chiama mozzatura ed è la stessa cosa che si fa per la pizza e naturalmente per la mozzarella, perciò si chiama mozzatura. Prendete l'impasto, fate così. Allora, io per questi mini ripieni fritti e per queste piccole montanare faccio la pallina più o meno così.
Io già vado a occhio, questa è 50/60 grammi, non di più. La mettiamo in una cassettina, in una pirofila, con un po' di farina e li mettete uno distante dall'altro, ok? Mo le facciamo tutte quante così, wagyu, e li mettete o a temperatura ambiente per 4 ore, 3-4 ore, oppure se li volete mettere in frigo, possono rimanere pure 6-7 ore. Io, ad esempio, li sto facendo la sera tardi per il giorno dopo, perché poi domani arrivano tutta la mia famiglia e viene a mangiare. Quindi domani ci divertiamo, vedete? Mo me le faccio tutto quanto, le copro e io me le metto nel frigorifero 6-7 ore. Rimanete a temperatura ambiente 3-4 ore. Ci vediamo alla prossima. E dopo queste ore di lievitazione, 1, 2 e 3, guardate qua come sono belle, come sono ben cresciuti. Guardate qua che impasto bello soffice. Mo adesso andiamo a fare sia le pizze fritte mignon che le montanarine. La salsa l'ho riscaldata di nuovo. Tutta la mise en place ce l'abbiamo, a ricotti, ciclo, parmigiano, un poco pochi pipo. Ammucemia. E allora, guagliù, partiamo prima con le pizzette fritte mignon. Dovete fare proprio come i pizzaioli per fare la pizza grande. Vedete, non c'è bisogno naturalmente del cornicione. Poi prendete, ve la allargate giusto un pochettino. Io qua ne faccio una per voi. Anzi, ne facciamo pure due, dai, ma che ci interessa. Vedete, è semplice, non ci vuole niente. L'ho allargato un poco e adesso l'andiamo subito a farcire. La facciamo insieme, veloce, veloce, aspettate. Allora, partiamo con ricotta. Ma io fate una bella farcitura, mi raccomando. Facciamo proprio come il classico, la classica pizza fritta napoletana, però in questo caso la facciamo mignon. Allora, ci vado a mettere i ciccioli napoletani dentro, che non possono mancare per la pizza fritta, bella abbondante, mi raccomando. Un pochettino di fior di latte, che mi è arrivata adesso stamattina da Napoli. Guardate un poco, guardate qua quanto è bello. Ci andiamo a mettere giusto una macchiolina di pomodoro che abbiamo schiacciato a mano. Giusto, una bella grattugiata di pepe. Ma guagliù, adesso lo andiamo a chiudere. In che modo? Prendete questa estremità qua, la passate qui, vi bagnate le mani nella semola o nella farina e andate a chiudere bene ermeticamente. Non c'è bisogno di dare i pugni sopra, perché poi il calzone è piccolo, il ripieno fritto è piccolo, quindi va bene così. Adesso chiudete per bene così, adesso andiamo in frittura. Guardate un po' lì. E adesso, voglio olio a temperatura, togliete la farina in eccesso e andiamo. Vai, caliamolo nell'olio bollente e adesso vi faccio vedere come dobbiamo fare per farla venire proprio bella, dorata e perfetta. E qua come si stanno gonfiando, passate con un cucchiaio l'olio sopra, fate sempre attenzione, mi raccomando, però guardate qua come si stanno gonfiando belle, ok? Adesso le giriamo e le facciamo dorare da ambo due le parti in maniera perfetta. Poi quando sono belle dorate così, vedete? Guardate qua quanto è belle che sta qua, cioè, guardate qua, questa è proprio la perfezione proprio. La prendete, la mettete su carta assorbente, tanto bella, guagliù, la fate asciugare e adesso, sapete che facciamo? Le montanarine, venite con me. Per le montanarine invece il discorso è differente, non dovete fare così, ho visto qualcuno che fa pure con... Guagliù. Allora, prendete la montanarina, no? La prendete con le mani, così, vedete? L'ha allargato un pochettino così, vedete? Senza schiacciare troppo, naturalmente. Se si fa una conca al centro è buona, perché là ci va la salsa di pomodoro. Vai giù, io l'ho sempre fatto le fritture. Venite con me. Adesso prendete, la mettete dentro. La stessa cosa fate con altre montanarine. Adesso io vado un po' più veloce. Sì, guardate, e sono due. Sì, guardate qua. E sono tre. E mattimo pure a 4, perché ogni cosa bello su 4, non so se che le cagiste, però comunque la cottura è la stessa identica cosa, stesso identico colore della pizza fritta mignon. Quindi fate passare un po' di olio sopra e fate dorare da ambo due le parti.
e ti dico, doratura perfetta anche per questa, e ce la mettiamo da parte. Boh, voglio, sapete che cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo soltanto completare la montanara, impiattare, assaggiare, voglio, e replicate la ricetta. Come si completa poi la montanara? Salsa di pomodoro, bella calda, ma raccomando, voglio, facetelo pure veramente abbondante, ma che comporta, ma che comporta. Poi pigliate una bella brancatella di parmigiana, la fogliolina e basilica, ed è pronta pure la montanara. Montanara, la pizza fritta per cereale, e che gli altri trovano? Mo' ammazzo l'assaggiare. Ma io sono gatito, ma non lo posso assaggiare, ma che già fa? Ya, vabbè, ya, non fa niente. Lo assaggiamo per voi. Sì. Guarda, uno, due, tre, maronna. Wow, guardate qua, guarda. Oh, mamma mia. Come cuoce, volla, volla. Ma io, mamma cuoce, non vi mettete a ridere, eh? Ma io, è un... Mannaggia, dieta, mannaggia. Ma io ci fatto un impasto. Mamma mia. Ma ci spuccato. Ma io, ma raccomando, ditemi la vostra, scrivetemi nei commenti e vi aspetto. Vedete se volete magari condividere il video, vi farebbe piacere. E vi aspetto in tanti. Un abbraccio dalla Germania, a fine Romano.